Ciao ragazzi, dopo svariato tempo eccoci nuovamente qui con un video vlog. Oggi è il 10 novembre 2023 e stiamo andando a San Marino per suonare con i Queen Essence al Rosen Pub and Bowl. Ci saranno delle piste da bowling a quanto pare e sono qui in auto con un bassista d'eccezione che vi presenterò subito. Ciao! È molto preparato, un bassista di altissimo livello. No, non è un bassista. Ciao! È la Silvia. Il bassista è qua dietro invece. Ciao, ne? Abbiamo rischiato di perderlo nel vero senso della parola per questa data perché cos'è che avevi, la tosse? Ah sì, un po' di tosse, non ci sono più quegli uomini temprati come un tempo. Dato che la strada per San Marino è abbastanza lunga, puoi spiegarci, Andrea, che cosa possiamo aspettarci da questo locale che stiamo andando a battere, si può dire a battere, andiamo a battere questo locale? Che domanda difficile. Ma è un pub un po', possiamo dire, stile inglese. Sì, stile inglese? Penso che l'intento possa essere quello. Si mangia e si vede piuttosto bene, per quello che mi ricordo, io ci sono già stato. E insomma, un bel ambientino, vi aspettiamo. Ma attenzione, ci è appena giunto un messaggio WhatsApp dal nostro batterista Marco Ferranti. Andiamo ad ascoltare. Ciao ragazzi, io sono arrivato, però c'è un'altra band che sta montando, vi risulta questa cosa? Siamo in due a suonare, si chiamano Queen Pressure. Ho detto che è la prima volta, la prima serata che fanno, mi risulta. Queen Pressure. Che burlone il nostro Marco, eh? Il nostro burlone. Eccoci, Rosen Pub and Bowl. La più facile non potevano fare. Rosen Pub and Bowl. Allora, salve. Chi sono i Queen Pressure? È la terza band che ho io. Ma porca troia, che pirla. Però l'avete bevuta. Sì, io sì. Però ho fatto bene a fare il video. Ma secondo te io arrivavo, cioè, te lo dicevo così, senza spaccare. Dopo 500 km. Ci è saltato subito all'occhio un errore probabilmente di stampa che prevede il giorno 3 galletto al forno, il giorno 10 Queen Essence, 17 salsicce e fagioli. Ottimo. Questa è la moto per Marco, eh? Adesso lo chiamiamo e gli chiediamo se vuol fare un giro. Un giro per il locale, Silvia. Abbiamo il nostro Delsi che, come al solito, non ha ancora attaccato neanche un cavo, mentre io... Ha già finito, che bravo! Devi mettere... è importante di mettere... Wow, wow, wow! Wow, wow! Marco, sempre efficiente, nonché grandissimo ballerino. Arriva, arriva, guarda, guarda che arriva. Guarda che arriva, guarda che arriva. Ciao zio, bella, bella. Allora, tutto a posto? Allora? Dai, parenti. Ciao, mamma. Mentre qua chiacchierano animatamente. A fare il tributo ai Queen con due Tom, cioè, non ha molto senso. Poi lo fai, eh. Stasera, Brian May, super. La mia seconda chitarra, la Carpinteri non so se lo userò perché devo fare un po' di manutenzione, comunque ce l'ho qua con me anche lei.
come sempre affidabile, la BMG Super. Allora, il locale è molto molto carino, a parte questi elementi qua. Ma ho visto una cosa troppo troppo interessante. Vieni, vieni con me, vieni, vieni, vieni con me, vieni, 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 vieni. Ma che bello! E se non giochiamo dopo? Guarda qua! Non ci giochiamo! Che buono! Ma questo è il campionato? È un bel posto così qui, giocare via, ci sarà giochi anche di là, no? E poi ci sono anche delle cameriere, come raccontato, giusto? Dici, ah, vabbè, storie di rock and roll. Dai, chiamami per nome. Il nostro Ferranti, detto dai. Marco. Camping. Frank Camp. Camping. Io sostengo che Heaven for Everyone, sì, dei Queen, ovviamente, non è che sia un pezzo poi così fantasmagorico, mentre lui sostiene che è un pezzone. No, io sostengo un'altra cosa. Ma voi gente, cosa ne pensate? Io sostengo che prima che Heaven for Everyone sia un pezzone, tu sia un cazzone. Ecco. Ma a me non piace, a te piace? A manetta. Ma perché? Spiegami, perché ti piace? Per il per come suona, per come è cantato, per la struttura. La gente non importa. Vi piace Heaven for Everyone? Sì, cazzo! Sì, suonatelo, bastardi! Vabbè, te sei di parte perché voi... Cos'è che sono? Un cazzone, cazzo. Con la K però. Cazzo. Ma poi io, scusami, posso dire una cosa? Io sono l'ultimo che può parlare, guardo qua, perché da uno che fa tributo a Bon Jovi, posso parlare come magari altri dei colleghi che fanno salute qui e basta, no? Quindi scusate Frank, un applauso al nostro Stucchi. Grazie mille. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. One, 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 two, three, four.
Thank you.
not surprised. They tell you lies. Yeah, you fool me. Thank you.
Thank you.